Allora, fra poco abbiamo un grande luminare del mondo dell'andrologia, caro David, una persona che fa felici molti uomini che hanno problemi gravi di erezione, soprattutto dopo interventi gravi, ma lui opera tutto campo in realtà, tutto campo. Mamma mia. Non solo sulle cose gravi. Parleremo in particolare di impianti da inserire dentro l'organo genitale. I famosi impianti, è una cosa fondamentale per alcune persone. Perché tratti male le persone che hanno bisogno di queste cose? Perché vuoi marginalizzare? Quel problema lì chiama il medico, gli dice questo problema, il medico giustamente dice venga in ufficio. Non sta succedendo niente, ci sarà qualcuno che soffre di queste cose e mi dispiace ti faccio sentire alcune affermazioni di questo prof che fra poco ti presento sul TikTok. Senti. I due cilindri vengono impiantati all'interno dei corpi cavernosi. Non danneggiamo il tessuto cavernoso, non devascolarizziamo il pene. Il paziente avrà la sensazione, la percezione di un'erezione normale, fisiologica. Questa è la pompa, va posizionata tra i due testicoli nella borsa scrotale e questo è un piccolo serbatoio che va dentro la pancia. Effettuiamo questa chirurgia con un'incisione di 2 centimetri. Che orrore! Immaginate tutto quello che descrive il prof qui, per poco ve lo presento, eh? Il paziente, quando vorrà avere un normale rapporto sessuale, dovrà toccare questa piccola pompa, mandare il liquido fisiologico all'interno dei cilindri e il pene andrà in erezione. Mamma mia. Adesso c'è un po' di musica sotto, ma senti l'erezione come a 20 anni. Questa manovra richiede circa 10-15 secondi. Ma ti pare? Il paziente avrà un'erezione forte come quando aveva 20 anni per tutto il tempo e tutta la durata che vorrà. Vedete come i cilindri sono perfettamente gonfi. Immaginate quello che sta accadendo, vai? Certo, importantissimo, aspetta. Una volta terminato il rapporto sessuale dovrà spingere questo piccolo bottoncino e il liquido tornerà dentro il serbatoio. La protesi andrà in detumescenza, quindi andrà il pene in flaccidità e il pene sarà completamente invisibile all'interno dello slip. La protesi sarà completamente invisibile all'interno dello slip. Allora, professor Gabriele Antonini, buonasera, applausi, buonasera. A parte che lei è laziale come me, se non sbaglio, non vorrei sbagliare su questa cosa. Senta, tra l'altro medico della Lazio, quindi... Ce le abbiamo tutte. Però, professore, allora, questa cosa che lei ha descritto, che noi abbiamo mandato in onda... Orribile. Vuole dire a Parenzo... a Parenzo che non bisogna dire orribile di una cosa che in realtà rende felice un sacco di gente. Sì, ma è orribile la parola. Probabilmente non è una necessità di Parenzo. In alcun modo. Ma certo, ognuno ha le sue necessità, questo metto in discussione. È anche vero che ci sono delle persone che hanno questa necessità e non avendo la possibilità di avere una normale erezione né con i farmaci né con altri aiuti. Ma dal medico si organizza, quindi devo fare io. Questa cosa qui, scusi Antonini, però la mia curiosità è questa: noi abbiamo sempre parlato, si è sempre saputo di questa cosa delle pompe, degli impianti interni, no? Anche se le persone hanno anche paura a dirlo, si vergognano a dirlo e forse anche ad andare da un medico per risolvere un problema, soprattutto quando c'è stato magari un cancro alla prostata, un problemi gravi alla prostata o incidenti gravi, no? In alcuni casi. La cosa che chiedo è questa: quanto costa farsi mettere dentro questo impianto? Ha un costo notevole oppure si può fare anche a gratis col Servizio Sanitario Nazionale? Allora, questo è il grande limite che abbiamo oggi in Italia, nel senso che un paziente oncologico che è stato operato alla prostata nel 99% dei casi non ha più una erezione normale. La donna, allo stesso modo, dopo un tumore al seno, ha diritto, perché nei livelli essenziali di assistenza è prevista una protesi al seno, l'uomo non ha questo diritto. Cioè, l'uomo oggi che è colpito da una malattia grave e che non ha più l'erezione, non ha diritto a farsi la pompa, scusi se la banalizzo, ma devo banalizzarla, non ha diritto a farsi la protesi interna per avere un'erezione.
No, assolutamente. Cioè deve pagare, deve pagare. Può avere un senso per un uomo di 74-75 anni, ma oggi con la prevenzione sempre più precoce a 45-50 anni, molti uomini vengono operati di tumore alla prostata. Allora lei immagini a 50 anni non avere questo. Più un'erezione. Beh sì, questo è oggettivamente drammatico. Adesso io dico, questa erezione, una volta fatta questa cosa, quanto costa in media un intervento di questo tipo? Adesso diciamo 5, 7 mila, 10, 15, 20, quanto costa? Diciamolo chiaramente. Consideri che solo il device protesico, solo lo strumento che si impianta, costa sui 9-10 mila euro, quindi è una chirurgia che deve prevedere minimo 20 mila, minimo 20 mila, il doppio del costo. Minimo 20 mila, mi dispiace moltissimo. Però diciamo, alcune persone molto magari abbienti o comunque che non si fanno problemi perché di fronte all'elezione non ci sono soldi, i soldi non contano, diciamo la verità. Non c'è nulla che tenga. Una monovolume, un'utilitaria, c'ha quel costo, effettivamente capito, il paragone ci sta tutto. Ho capito, sarà più importante, uno può andare a piedi o può prendere l'autobus o il taxi, però trombare a un certo punto a 50 anni, 60 anni, uno si può trombare, è fondamentale. Ma per la stabilità mentale, per la stabilità psicologica, per la felicità, per tutto. Però scusi Antonini, ora io dico una cosa, per esempio, molti dicono che in realtà non c'è l'eiaculazione, è vero o non è vero? È un problema anche quello adesso. L'eiaculazione non c'è se l'uomo è stato operato per un carcinoma alla prostata. Non e c'è, quindi non può non c'è, emettere non c'è. Più. Cioè uno gode, uno sente il godimento. L'orgasmo, certo, l'orgasmo è una cosa neurologica, è sempre presente. Ma considerate che gran parte dei pazienti più giovani che sono diabetici hanno tutti quanti un deficit erettile severo che non risponde più ai farmaci tipo Viagra, Cialis e compagnia bella. Allora quei pazienti non riescono neanche ad avere una vita sociale, cioè un ragazzo di 25 anni che non ha un'erezione. Non sono tanti casi, non sono tantissimi. Sono tanti. Il problema è che c'è una grande ignoranza e che i pazienti non sanno che esiste questo rimedio, che è un rimedio equivalente a una protesi all'anca oppure a una valvola cardiaca. Certo, diciamo, non è proprio è vero, diciamo, l'idea di trombare e prima di trombare, lo dico in maniera chiara, fare tu con la pompetta, ma per professor, carità, cioè, ma per carità, psicologicamente capisco che è un passaggio complicato, però come la descrivete voi, sembra quasi che uno gonfi la ruota di una bicicletta. È un'azione talmente naturale e fisiologica. Cioè, rapida. Ma naturale, ma che roba è? Ma mica accendere, mica è on off. No, ma però ha ragione. Però scusa, in questo caso il professore è molto pratico. Va benissimo. È molto pratico. Se una persona ha dei problemi gravi, ha avuto dei problemi gravi. Ma io sono felice per voi. E vuole rimediare questa cosa e ha del denaro disponibile, perché purtroppo il servizio sanitario non fa nulla. Deve lo fa, punto e basta. Lo fa. Sono felice per voi. Vabbè, ma non guardare queste cose dall'alto come se non potesse accadere. No, ma sono felice per voi. Se volete la pompetta, voi la pompetta. Ah no, va benissimo banalizzata così è ovvio che sembra una sciocchezza, ma no, ma che assolutamente non è è un rimedio medico sul mercato, è presente da più di 40 anni. Ecco, ma che cosa c'è di nuovo? Perché io la sapevo questa cosa, appena ho visto lei che era a Miami, non so dove, a fare questa roba qui, mi sono incuriosito. Che c'è di nuovo? Ci sono dei materiali più forti? Ci sono dei materiali più resistenti? Che c'è? Che è successo di nuovo nell'ultimo anno? Sicuramente materiali più sicuri, rivestimento di antibiotico che previene le infezioni, e in più è in procinto di arrivare una protesi che sarà una protesi elettrica. Come e elettrica? Quindi non ci sarà più la pompa, non ci sarà più la pompa, ci sarà un meccanismo equiparabile a un pacemaker con una piccola batteria. E il paziente o con un dispositivo, cioè col telecomando direttamente, con telecomandino, bellissimo. Un'applicazione sul telefono, molto bella questa cosa. Lei dice erezione, poi va in palla il telefono, si blocca e si impalla tutto, pensate, sì, te lo dico io, a un certo punto si impalla il telefono che non si accende più e si blocca tutto lì a metà, te lo dico io, soprattutto non può scendere né su né giù, tutto bloccato come il telefono bloccato, dice che fa e si è bloccato il telefono. Vabbè, è che non scende, lo portalo all'App Store, ci conceda un po' di battute che sono normali su queste cose, carità, all'interno per di situazioni drammatiche. Scusi, quando lei dice l'erezione come a 20 anni, l'abbiamo sentito prima, veramente è così? Cioè, nel senso che chiaramente essendo una cosa da un certo, e che cos'è che provoca l'erezione? Poi semplicemente del liquido, che cos'è che crea l'erezione, che rende duro, no? Che rende duri i corpi cavernosi?
Mamma mia. Diciamo che il meccanismo dell'erezione è un meccanismo idraulico. Il sangue entra normalmente nei corpi cavernosi. Se il sangue non entra più per mille motivi, entra una soluzione fisiologica, che è quindi un liquido, che gonfia i cilindri e rende il pene duro, ma duro come il legno. Il famoso idraulico liquido. E in tutto il tempo. Il famoso che idraulico liquido. Questo è importante, vabbè. Questo è molto importante. In tutto il tempo che il paziente vuole, cioè praticamente non, non c'è fine. All you can eat. All you can fine eat. Pena mai. All you can fine pene mai, praticamente. Vi dirò di più, vi dirò di più. C'è un problema che riguarda circa il 70% degli uomini che non ne parlano, che è quello dell'eiaculazione precoce. Sì. Con questo device stiamo cominciando a fare degli studi, anche i pazienti che soffrono di eiaculazione precoce risolvono il problema. Cioè, pure quelli dovrebbero farsi la pompetta, secondo lei? L'eiaculazione precoce è una forma di deficit erettile, perché se il paziente eiacula subito il pene va giù. Sì. E quindi non riesce ad avere un rapporto completo. Io ho trattato già 7 pazienti, sono pochi, però stiamo studiando con questo device. I pazienti hanno cambiato. Attenzione, lei ci sta dicendo che non solo nel caso in cui c'è proprio un deficit di erezione per quello che abbiamo detto, ma anche nel caso di eiaculazione precoce si potrebbe arrivare a operare, cioè a mettere dentro un dispositivo che aumenta la lunghezza della durata. Che permette al pene di rimanere in erezione anche se il paziente eiacula. Questo risolve emotivamente, psicologicamente già tanti problemi e in più permette di avere una relazione al paziente che altrimenti fugge dalle donne. Viva la scienza! Dovresti ringraziare la scienza! Grazie. Sì, ringrazia la scienza! Italiani! Grazie, italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.